Live Social. Amici di Live Social, bentornati, bentrovati a questo nostro consueto appuntamento, questo spazio dedicato all'informazione che ci dà conto delle tante realtà presenti nel nostro territorio e che migliorano e si aggiungano al tessuto di servizi che già il territorio mette a disposizione. Abbiamo voluto parlare oggi di quello che secondo noi è un servizio importante, che è il servizio legato alla scuola, all'informazione, all'apprendimento e soprattutto descriverlo anche attraverso tutte quelle categorie, quelle realtà, quelle strutture che approfondiscono questo aspetto. E oggi ne parliamo con Pierpaolo Bellucci, lui è il coordinatore didattico del Centro Studi Pesaro. Benvenuto a Live Social. Grazie per l'invito. Allora, sicuramente un centro studi è veramente un punto di riferimento in una città così importante, così culturalmente anche presente come quella di Pesaro. Come nasce appunto l'idea, il progetto di un centro di studi? Ma nasce nello specifico del Centro Studi Pesaro 5 anni fa, nel 2015, dalla volontà imprenditoriale di Giovanni Lamedica, che è il titolare appunto del centro, che veniva anche da precedenti esperienze con altri centri studi similari. E nasce sostanzialmente per dare l'opportunità a giovani studenti, ma anche a studenti, lavoratori, quindi più adulti, di prendere un diploma. Nello specifico, diciamo, il nostro must è appunto aiutare gli studenti nel recupero degli anni scolastici, ma in generale nel conseguimento del diploma di maturità in tutti gli indirizzi previsti dal Ministero, e appunto lavoriamo anche con adulti che vogliono in un secondo momento della loro vita prendere il diploma. Ecco, era proprio questa la domanda, cioè gli adulti che hanno già conseguito un diploma ma ne vogliono conseguire un altro sono anche come dire, i benvenuti nel vostro centro studi? Sì, gli adulti in particolare sono coloro che per ragioni personali, di vita, di lavoro, di famiglia, certo, non sono riusciti a prendere il diploma, diciamo, durante l'adolescenza, e quindi lo prendono successivamente, fruendo della nostra flessibilità oraria, quindi potendo calendarizzare le lezioni in orari della giornata compatibili col lavoro. Certo. Allora, voi siete divisi in due importanti branche, secondo me. Da una parte tutta la parte dedicata al recupero anni scolastici, come abbiamo detto, i corsi online per il diploma, gli esami universitari, e dall'altra invece un servizio legato più alle fragilità, a tutto quel comparto di disturbi appunto specifici dell'apprendimento, che riguarda sempre di più, e anche i BES ci sono, perché riguarda sempre di più una parte consistente, insomma, della popolazione, nella fattispecie l'età evolutiva, e quindi questo è un servizio importante. Sì, diciamo che soprattutto nell'ambito dell'aiuto agli studenti, diciamo, giovani, ci capita spesso di incontrare appunto ragazzi o ragazze che nella normale corso di studi all'interno della scuola pubblica hanno incontrato delle difficoltà di apprendimento, cioè hanno modalità di apprendimento in una o in più ambiti disciplinari differenti, a volte un po' più lenti, a volte che hanno bisogno di mappe concettuali oppure di una spiegazione un po' più ripetuta. E sono in diversi, sono, potrei dire, anche tanti, che a volte nella scuola pubblica non trovano la giusta risposta, e quindi vengono da noi. I nostri tutor sono formati anche a fare lezione fruendo delle modalità didattiche specifiche per i disturbi dell'apprendimento, e quindi riusciamo a dare un'offerta più capillare. Certo, come vi muovete fra le varie attività? Come funziona il vostro lavoro? Allora, il nostro lavoro funziona che al mattino, dalla metà di ottobre fino alla fine di maggio, svolgiamo
preparazione scolastica dal lunedì al venerdì con studenti, diciamo, giovani, che hanno quindi un'età compatibile con il corso di studi della scuola superiore, mentre al pomeriggio e in talune occasioni anche la sera o il sabato mattina abbiamo studenti lavoratori. Nell'ambito della giornata inseriamo anche delle assistenze universitarie per studenti universitari che stipulano con noi un accordo di assistenza in una o più materie. Ecco, e invece per quello che riguarda tutta la parte dei bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento, come vi prendete in carico del ragazzo, della ragazza? Allora, ogni nostro insegnante è abituato e formato a fare lezione innanzitutto elaborando mappe concettuali alla lavagna, a volte utilizzando anche colori diversi e quindi varie strategie idonee a rendere più chiara la lezione. Certo, Poi un non modo esattamente, diverso di approcciarsi. non utilizziamo libri di testo, ma ogni insegnante rende disponibile su una piattaforma telematica e appunto in classe i contenuti specifici delle dispense sintetiche, a volte già sottolineate, proprio per far sì che lo studente che ha dei disturbi di apprendimento non si confonda, non si perda all'interno di libri di testo spesso molto ampi, ma abbia solo quei contenuti che poi sono l'ossatura dei programmi di studio ministeriali. In questa maniera la sintesi viene in aiuto di una didattica più efficace. Ovvio, e allora io voglio andare a riferire un po' i dati del Centro Studi Pesaro, che si trova in via Montello 4 a Pesaro, 0721 32600 il numero di telefono. Abbiamo www.centrostudipesaro.it, a cui è collegata una mail, centrostudipesaro@gmail.com. C'è poi tutta la parte dedicata ai social con Facebook Centro Studi Pesaro e chiocciola Centro Studi Pesaro per quanto riguarda Instagram. C'è anche un canale YouTube Centro Studi Pesaro, canale didattico. Io saluto e ringrazio Pierpaolo Bellucci, coordinatore didattico del Centro Studi Pesaro, per averci dato una bella panoramica del centro con le sue tante attività, tutte volte ovviamente alla formazione, all'informazione, alla didattica, a essere un sostegno, insomma, importante, insomma, per tutti quei ragazzi, adolescenti e non adulti. Abbiamo visto anche persone che lavorano per rincorrere questo sogno che è il diploma, che è appunto la formazione e gli studi scolastici. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. E agli amici di Live Social dico restate con noi, vi ricordo il nostro hashtag interviste storie, non andate via, io vi aspetto, arrivederci. Pronto? Sì, Sono eccomi. andata?